Buonasera a tutti, eccoci per l'appuntamento settimanale con il salotto di Wheels & Ears. Per questa settimana e da questa settimana c'è una grandissima novità. Siamo alle ore 21, quindi di solito eravamo alle 19, invece da quest'oggi siamo in prima serata e come prima ospite non potevo che avere con me una donna veramente passionaria di questo sport motoristico, ma che non lo è fuori, cioè non lo è in circuito, ma bensì fuori dal circuito. Abbiamo con noi Nives Arvetti. Buonasera, Nives, Ciao. Ciao benvenuta a con tutti. noi. Adesso scopriremo e ti lascerò poi raccontare appunto quella che è la tua attività nel mondo dei motori. Innanzitutto abbiamo già dato uno spoiler: tu ti occupi di drift. Giusto? Esatto, sì. Ti sei appunto avvicinata a questo mondo da poco tempo, eppure hai veramente scalato i risultati positivi e vediamo dietro di te una serie di coppie che lo rappresentano. E voglio Esatto. proprio chiederti come primissima domanda, come Nives si è avvicinata al mondo dei motori e come ha scelto di diventare drifter? Allora, diciamo che io sono nata con la passione dei motori, cioè qui in azienda dai miei genitori ero attratta da tutto ciò che avesse un motore, quindi oltre alle macchine, le moto, motorini, quad, trattori. Tutto quello che ha un Camion, motore. muletti, cioè io dovevo salire su tutto, se no non stavo bene. Io invece di andare a giocare con le bambole andavo fuori e mi facevo aiutare da mio papà a imparare magari a guidare, che ero ancora piccolissima. Certo. Essendo in campagna me lo potevo permettere, non andavo su strada pubblica. E quindi niente, mi è sempre rimasta questa passione fin da piccola. Però poi, quando magari è giunto il momento della maggiore età, o anche 16 anni, che dicevo ai miei genitori voglio la moto, voglio la macchina sportiva, loro mi dicevano, eh no, sei una donna, adesso vai a studiare. Ecco. Ecco, e quindi niente, mi sono laureata, sono diventata ragioniera, mi sono laureata in economia aziendale, sono diventata dottore commercialista a 24 anni. E poi, non ho mai avuto l'occasione, loro non, cioè, ci voleva anche una disponibilità economica. Grande budget, sì. E quindi nel 2014, all'età di 38 anni, io abito a Mantova, quindi c'era il Mantova Motor Festival qui in città e ho scoperto questo gruppo, questo team che facevano drifting. Io non sapevo neanche cosa fosse il drifting nel 2014. Quindi Pensa. sono andata a vedere subito su Facebook, Pattuglia Acrobatica 75 di Verona, e ho detto, voglio imparare anch'io a driftare. Quindi li ho chiamati subito, li ho contattati, loro sono rimasti un po' allibiti perché hanno visto che ero una donna, avranno detto, cosa qui, cosa vuole sta bionda? E quindi niente, poi quando hanno visto che ero realmente interessata, mi hanno fatto entrare nel loro team e io praticamente avevo un 320 BMW 320 stradalissimo, gli ho messo solo il freno a mano idraulico, gli ho saldato il differenziale e ho cominciato ad andare agli eventi con loro. Non ho fatto nessun corso perché cioè, non conoscevo niente, non avevo neanche le disponibilità magari di andare a spendere a fare i corsi così. Perché Certo. facevo altro, spendevo in altre cose, preferivo andare a fare shopping. Cose prettamente femminili, tu dici Esatto. giustamente. Poi invece con questo aumentare della passione, che comunque è una passione che è sempre stata dentro di te, diciamo che poi l'indirizzo dei tuoi risparmi e delle tue risorse è diventato diverso. Dopo, quando ho cominciato a imparare un po' a driftare, a parte il fatto che cioè, io prendevo la macchina e provavo a driftare davanti al pubblico. Quando ci invitavano agli eventi, ero terrorizzata perché dicevo ai miei compagni di team: ma Dio, ma cosa faccio se sbaglio? Faccio delle figure di cacca? E loro hanno detto: ma no, ma tu prova, vai, tira la leva, non pensare che ci sia la gente. E quindi così ho fatto, visto che mi è riuscito, la gente mi applaudiva e Vuol ho dire che preso anche un po' più.
di Era coraggio. proprio nel sangue perché cioè, è una cosa veramente bella e stranissima allo stesso tempo che tu praticamente non effettuavi dei test, non provavi se non già davanti a un pubblico e quindi questo ti Esatto, sì, io permetteva proprio di sono superare. partita proprio così. Magari adesso, al giorno d'oggi, ci sono un sacco di corsi, istruttori di drift. Se vai a fare un corso in pochi giorni, impari almeno la tecnica base. Io invece ci ho messo tutto il 2014-2015 perché guardavo gli altri, cercavo di imitarli e quindi magari a volte anche sbagliavo. Però ci ho messo un po' più di tempo rispetto magari a chi adesso fa i corsi di drift. Certo, però dai, diciamo che la cosa migliore, sai cosa? Secondo me è sbagliando si impara. E prima Sì. di lasciarti continuare a raccontare, volevo leggerti un po' di commenti e ricordo a tutti che comunque potete commentare e farci anche delle domande, fare anche delle domande alla nostra Nives. Ci sono una serie di complimenti che voglio leggerti tutti, ovviamente. Andrea Cassani dice: Grande Nives, Stefano Pini, Nives sei la numero uno. Alberto Rigoni, Grande Nives. E Andrea Cassani diciamo che ha bisogno anche di una consulenza, dice Nives mi serve una commercialista, quindi vuoi da Lui è un te pilota come me che fa il campionato italiano. anche. Quindi diciamo che vuole vederti sia in azione motoristica ma anche a livello di numeri. Sì. Giuseppe Faillace, vai Nives, Ivana Andreis, bravissima Nives. È la mamma dell'attuale campione italiano. O la zia, non me lo ricordo. Giustamente, sostenitrice di una donna, giustamente, perché insomma bisogna aumentare un po' quella che è la presenza femminile. Infatti, adesso con te, Nives, ci arriveremo proprio a questo argomento. Andrea d'Ippolito ci mette le manine che battono le mani. Emanuele Maggetto, mitica Nives, hai un sacco di sostenitori, Nives. Questo mi fa molto, molto, molto piacere. Ci stanno seguendo tutti e li salutiamo. La zia, dice Ivana. Ci Eccola. scrive, sono la Ecco, zia di Alberto Cona. che suo nipote è diventato campione italiano per la seconda volta proprio domenica, che c'è stata la finale del campionato italiano drift con l'ACI. Complimenti, complimenti, complimenti. E nel frattempo, appunto, chiedo a te come è andato questo fine settimana, perché eri in pista. Sì, allora io in realtà purtroppo mi sono preso una macchina grossa quest'anno per essere un po' più competitiva, perché fino all'anno scorso ho sempre usato un BMW M3 con il motore stock da neanche 300 cavalli e ho sempre fatto gare con quella lì, però più delle ultime posizioni non riuscivo a risalire, perché comunque ormai gli altri piloti hanno macchine che vanno dai 500 cavalli in su. Quindi non potevo essere competitiva. Quest'anno ho detto, visto che ho imparato abbastanza bene a driftare, ho fatto esperienza in questi ultimi anni facendo campionati, eventi, così ho detto voglio diventare un po' più competitiva e mi sono presa un BMW E30 con il motore americano Corvette V8 da 500 cavalli circa, un LS3. E solo che purtroppo, cioè era un po' da testare questa macchina, non era mia, l'ho comprata all'estero, quindi ho cercato di farmela mia e ho fatto la prima gara, ho avuto un sacco di problemi, sono andata giù ad Anagni, la prima gara, un po' per il caldo, quindi la macchina scaldava tanto, mi si spegnevano le valvole, mi andava in protezione, un po' avevo l'anteriore che non era a posto. Sono riuscita lo stesso a fare una gara, ma non come volevo io. Certo. E poi per la seconda gara, che doveva essere in Austria, la settimana prima sono riuscita a sistemare l'anteriore, ero contentissima, sono andata a fare un test in pista e niente, purtroppo mi è scoppiato il motore. E Questi quindi sono gli adesso ce l'ho imprevisti, sul ecco. ponte, sto aspettando i pezzi dall'America e sarà sicuramente pronta per il campionato del 2022. Però purtroppo non ho potuto finire il campionato italiano con l'ACI, che è Sì, proprio il campionato ufficiale. federale. Quindi mi sono messa, siccome io ho tre macchine da drift, con la macchina più piccolina, che è un BMW 46328, tagliato pick-up, tutto completamente fucsia, come anche il mio Ecco. furgone.
colore molto molto accentuato. appariscente e bellissimo, veramente Esatto. bellissimo, perché ho visto video, foto, ma fantastico da vedere e toccare con mano. Ecco, sì. Allora, siccome io non riesco a stare ferma, ho preso quello lì e sono andata a fare il campionato nazionale drift con l'Axi, che è un campionato inferiore, diciamo, rispetto all'ACI, è la prima volta che c'è quest'anno, costa un po' meno, un po' più economico, ci si diverte, cioè sembra quasi di essere ad un evento, almeno a me ha dato questa impressione rispetto all'ACI, che invece è un po' più serio, un po' più rigido. Sì, i Adesso campionati sarà anche italiani. perché è il primo anno e Sì. quindi si deve un attimo assestare, però mi sono un sacco divertita. Sono partita pensando anche di non riuscire a raccordare tutto l'intero tracciato di gara, e invece ci sono riuscita. Mi sono iscritta al volo e ho Pensa. fatto la gara. Sono arrivata a metà. Non nella categoria racing, ma nelle categorie street, perché ho un roll bar non omologato, insomma è stradale la macchina. E niente, sono arrivata a metà classifica della gara, e che per me è stato, cioè io anche se arrivavo ultima avevo già vinto, perché voleva dire essere riuscita con solo 138 cavalli a fare un tracciato che con meno di 200 cavalli magari gli altri non riuscivano. E infatti Direi. mi hanno fatto anche i complimenti i giudici, che hanno detto agli altri piloti: guardate che la Nives è riuscita con 138 cavalli a raccordare la pista. E insomma, dai, mi ha fatto piacere. Oltretutto ho fatto anche podio con le ragazze e insomma, dai, mi sono divertita quel giorno lì. E quindi adesso andrò a fare anche la quarta gara del campionato, che è l'ultima, che sarà il 13-14 novembre a Montichiari Brescia. È un piazzale un po' più piccolo, quindi sicuramente riuscirò anche se ho pochissimi cavalli. E quindi tutto questo per dire che questo weekend c'era la finale del campionato nazionale con l'ACI e io non sono potuta andare non avendo la macchina. Però sono andata a Montichiari, sempre, stesso posto per coincidenza, a fare il freestyle Action Game al Festival dei Motori, proprio in fiera Montichiari, Quindi con i proprio Diavoli vicino Rossi ai Motorsport, che vado tutti gli anni. E niente, mi sono divertita, abbiamo fatto taxi drift, c'era un sacco di pubblico, era aperto il pubblico, poi abbiamo fatto questa garettina, che è praticamente una gincana come fanno in America, ad ostacoli, dove devi prendere le bandierine, devi girare intorno ad un omino, devi prendere la lattina di Coca-Cola con lo spoiler, una palla. E insomma, è divertente, a me piace un era un po' più, sacco. diciamo, spettacolare, un po' Sì. per non farti pensare al fatto che la tua macchina fosse in attesa dei pezzi, giusto? Perché Esatto. alla fine c'è anche da dire che quando si è così tanto appassionati e volenterosi di essere in pista, quando invece c'è un po' da attendere, insomma, l'attesa inizia a diventare pesante. Sì, Però, sono fortunata che ho tre macchine che sì. perlomeno non sono mai senza. Questo assolutamente riesce a darti spazio un po' in tutti i campionati. E questa è una cosa veramente, veramente bella e interessante, anche se appunto, secondo me, e so che tu sei, diciamo, un po' del mio parere, il drifting è un po' sottovalutato, anche se ha delle grandissime prospettive e fortunatamente adesso ha un campionato, spettatori, pubblico che riesce a riempire gli spazi. Cosa ne pensi? Cosa si può fare di più? Sì, oddio, qui in Italia il drift non è molto conosciuto come magari lo è all'estero. All'estero lo è molto di più. Io sono stata anche a vedere la gara in Austria, anche se non ho partecipato come pilota, ma ho partecipato come spettatrice. E proprio lì vedi anche ragazze che magari non sono neanche appassionate, però vanno a vederla. E comunque è spettacolare il drift, è una tecnica. È più abilità, non è velocità e basta, che magari dopo un po' ti annoi anche a guardarle. Cioè il drift, fai fumo, vai di traverso, è bello da vedere anche magari per chi
non se ne intende tanto per chi non è amante del motorsport, È diciamo. vero, secondo me proprio per dai più piccoli ai più grandi, perché anche i bambini si divertono tantissimo Sì. nel vedere questo Ai mix. bambini poi sembra di essere in giostra quando gli fai fare un po' Certo. di taxi drift. Ecco, Questo è solo qualcosa che che avvicinerebbe tantissimo, sì, secondo me. bisognerebbe renderlo più conosciuto in Italia. Infatti, anch'io sto andando a cercare un po' di sponsor e quando vedono che sono una donna mi dicono tutti: oh, sì, una donna pilota, bello. Poi mi dicono: ma cosa fai? Drifting. E questo, ma che cos'è il drifting? Cioè, non è come, conosciuto come rally o come magari Formula 3, velocità, rally cross, queste cose. Anche se adesso, insomma, pian pianino con il campionato nazionale ci sono le dirette, la gente comincia ad aumentare. Ecco, insomma, c'è anche Emanuele Festival, l'organizzatore, che si sta impegnando un sacco a cercare di farlo diventare un po' più conosciuto, diciamo, ecco. Pian pianino. Intanto leggiamo un pochettino di altri commenti perché sono tantissimi, Nive, se non voglio perderli perché sennò appunto non riusciamo a salutarli. C'è Giuseppe Failace che dice: Nive, se sei il mio idolo. Andrea Cassani ti dà un consiglio, gli serve in ferro con la cavalleria vera, poi si spostano tutti. Oh, sì. E ti dà un consiglio sul motore turbo, eh? Eh Quindi. sì. Mario Ma io ho Milano. optato per il motore americano, aspirato perché io ho un fratello, Nuvolari Garage, che è praticamente un restauratore di auto americane e quindi Ah, ho il meccanico in casa. beh, quindi insomma, Perché, quando si hanno in famiglia, insomma, bisogna un po' cercare di unire tutto. Massimiliano Andrea Minuzzo, sei forte anche con la rosina. la Rosina è il mio pick-up 328, detto Giusto, Rosina per gli amici. giustissimo, direi che non c'è nome più azzeccato, è fantastica. Io mi sono innamorata subito di questo rosino, veramente, veramente bellissimo. Antonio Acri ti dice Super Nives e Nadia Andreis, ciao Nives, anche la mamma di Alberto Cona pensa che sei stupenda e bravissima. Matteo Scarsi dice: Ciao bionda, tieni giù, il consiglio che si dà sempre. E Emanuele Maggetto, dai che tra qualche anno vincerai l'europeo. Infatti. Ecco, in effetti io ho preso la macchina un po' più grossa perché vorrei andare a fare esperienza anche all'estero. Siccome ho già fatto quelle gare che si tenevano in Italia del Queen of Europe, che è il campionato europeo solo per donne, e mi è piaciuto un sacco anche confrontarmi con altre ragazze, perché qui in Italia comunque siamo poche, siamo ancora poche. Quando ho iniziato nel 2017 ero da sola, poi dopo è arrivata l'Anna, la Elena Zagnol, la Mirella. Insomma, adesso comunque siamo in un 5-6, ecco, c'è la Erika Di Stefano. Però mi piacerebbe anche confrontarmi con altre ragazze che sono molto forti in Europa, tra cui la Karolina Pilarczyk, polacca, che è il mio idolo ed è stata campionessa del Queen of Europe, e mi piacerebbe fare l'intero campionato Queen of Europe. Anche se per adesso mi mancano un po' le disponibilità economiche, ma io spero di trovare qualche sponsorino che mi possa aiutare. Eh sì, quello Ecco, sì. il mio obiettivo sarebbe quello magari di andare a vincere il campionato Queen of Europe. Sarebbe assolutamente un obiettivo fantastico e poi insomma portare il tricolore in Europa in un campionato drifting, direi che sarebbe la cosa più bella. Ti leggo un altro commento, c'è Francesco Ruccia che appunto dice: Grande Nives, dovrebbero essere di più le donne in questo sport. Continua così, sei una bomba. Sì. Infatti, Infatti, dimmi. sì, io infatti adesso sono molto propensa a conoscere ragazze che hanno la mia stessa passione e cerco sempre di incentivarle, anche le ragazze che mi vengono a vedere, che hanno voglia di iniziare. E infatti
ho messo su un gruppettino che ci chiamiamo le Crazy Drift Girl. Brava, infatti volevo proprio dirti appunto di parlarci di questo bellissimo progetto che è tuo e di altre 12 ragazze, perché siete in 13 in questo Sì, ormai momento. siamo partite in due, eravamo io e la Erika Di Stefano, che è una ragazza di Venezia che ha cominciato a driftare dopo che mi ha visto girare vicino a casa sua ad un evento e ha convinto suo padre a farsi la macchina, che è un meccanico, e adesso me la porto sempre in giro. È bravissima, appena gli dice una cosa lei la fa subito, Caspita. molto sveglia del manico. E quindi poi ci sono anche altre ragazze, non sto qui a nominarle tutte perché siamo ormai 12 o 13, però un po' sono alle prime armi, un po' hanno già esperienza, c'è anche l'Arianna Corallo che ha cominciato ancora prima di me, lei, a fare delle gare di campionato europeo, anche se è più giovane di me perché ha 24-25 anni circa, io potrei essere quasi sua madre. Ma l'età non è importante, anzi, tu sei proprio l'esempio che la passione magari viene leggermente congelata per raggiungere determinati altri obiettivi, come può essere la scuola e iniziare una carriera, ma non è mai archiviata definitivamente. C'è sempre tempo di dare spazio alla propria passione e sempre tempo per immettersi e iniziare una carriera. Non è sempre detto che bisogna iniziare da piccolissimi. Esatto, dai, vedi il mio esempio, ho cominciato a 39 anni e adesso ne ho 45, non volevo dirlo, ma vabbè. Non importa, Ives, sappi che nessuno di noi ti avrebbe dato assolutamente l'età che hai. Fortuna non me li dà nessuno, dai, quindi di Quindi solito no. sei una giovincella, sei una giovincella. Sì. E niente, adesso con queste ragazze. Ogni tanto ci troviamo alle 20, non siamo ancora riuscite a trovarci tutte e 13 perché siamo sparse per tutta l'Italia. C'è la Daisy Bizzarro che è una stunt girl professionista di Roma, poi c'è una meccanica che ha fatto la meccanica delle Iron Dam, e si chiama Elena Zuolo ed è padovana, veneta comunque. Poi abbiamo la Elena Spelta che è cremonese ed è una gommista. E poi le altre sono tutte drifter come me, chi sta imparando, chi è più esperta e ci divertiamo un sacco. Abbiamo un gruppettino WhatsApp, ci sentiamo quasi tutti i giorni, ci scambiamo le nostre esperienze, il weekend ci raccontiamo tutto quello che Sì, i facciamo. vari consigli. E l'obiettivo delle Crazy Drift Girl qual è? Ma Dio, guarda, per adesso solo di riuscire a trovare. Dunque, già siamo contente di essere tutte dello stesso sesso e di parlare di motori, perché di solito io con le mie amiche, quando mi metto a parlare di motori, mi guardano male. E invece adesso posso riuscire, riesco a parlare anche della mia passione con delle ragazze. E poi per adesso è solo quello di divertirci, anche se magari in futuro potremmo mettere su un nostro team, chiamato appunto Crazy Drift Girl. E magari insomma fare qualcosa di bello insieme. Adesso siamo nate così solo con la voglia di divertirci agli eventi e c'è chi fa le gare, c'è chi fa solo gli eventi e così. Diciamo che è un bellissimo obiettivo e io ti auguro e vi auguro tantissimo di realizzarlo, perché comunque riuscite a coprire, diciamo, diversi aspetti, perché come hai detto tu giustamente c'è una meccanica, una gommista, drifter, stunt girl, insomma, Una veramente lista. una realista, a 360 gradi, diciamo, tutti gli aspetti che si potrebbero veramente prestare per la realizzazione di un team. Io direi Esatto. che questo progetto è da seguire e da sovvenzionare, perché insomma c'è sempre veramente bisogno di sostegno. Come ci dicevamo prima, una delle cose che sicuramente rallenta tantissimo i progetti è proprio che, diciamo, a qualsiasi livello, ma in ambito motoristico, le finanze sono veramente importanti. Sì, infatti magari molte di noi siamo un po' limitate appunto a livello economico, anche ci sono ragazze che vorrebbero venire a fare il campionato, ma che magari non se lo possono permettere perché magari sono anche madri, hanno figli, Sì, ecco. è vero. E quindi
qui gli sponsor in Italia faticano ad arrivare. È vero, questo è vero, hai ragione. Quindi. Concordo in pieno con te. Nel frattempo ti leggo. Mirella Drift dice: sei sempre più giovane di me. Ecco, lei è una ragazza delle Crazy Drift Girl. Salutiamo Mirella, ciao Mirella. E Francesca Federici invece dice: Power Girl, e poi diciamo Lei, da un consiglio: mancano gli occhialini. anche lei è una ragazza delle Crazy Drift Girl, è molto coliardicamente. Stiamo Ciao cercando Francesca. gli ombrellini, siccome quando Giusto. andiamo a fare le gare ci sono sempre È le ombrelline. A vero. questo punto, visto che noi siamo tutte donne, ecco, faccio Giusto, un appello. un appello, cerchiamo degli ombrellini. Assolutamente, direi di sì. Questo è proprio per la par condicio, cioè, come Esatto. ci sono le ombrelline, è giusto che ci siano anche gli ombrellini. Io Sì. infatti sono pro a questo perché giustamente così, diciamo, ogni settore, ogni ambito professionale viene coperto al 50-50. Sì. Perciò siamo così. Samantha lascia Alfari, dice: bellissima, solare, femminile e grintosa al tempo stesso e anche bravissima a spiegare la tecnica del drift. Lei è una ragazza che è venuta a casa mia e che ha voluto imparare a driftare. Le ho fatto provare, le ho insegnato un po' di tecniche di drift con la mia Rosina. Ed è Infatti, stata anche molto brava perché nel giro di una mezza giornata è riuscita a fare lo 0, l'8, brava, vedi che. proprio diciamo, mi lancia proprio una domanda così sul piatto d'argento. Ma un'idea di fare l'istruttrice, cioè di mettere a disposizione questo tuo sapere che comunque è nato con l'esperienza, con le prove sul campo, nei confronti degli altri? Sì, ci sono anche un sacco di ragazze, anche ragazzi che mi chiedono di venire a fare i corsi e cioè sono onorata. E quando posso lo faccio volentieri, però il fatto è che io non sono quasi mai a casa perché o che sono a fare le gare o che sono a fare gli eventi, difficilmente riesco a trovare un po' di tempo, però. Ci sono un sacco di amici e di ragazze che continuano a chiedermi, in effetti. Quindi io ci penserei anche ad un altro progetto, Nives. Te la butto lì come una bella Nives Arvetti School Drift, sarebbe. Pensiamoci, perché per me potrebbe essere anche quella una bellissima strada. Ma a proposito di progetti, mi allontano un attimo dal drifting per introdurci in uno di quelli che possono essere, nei mesi futuri, per te un impegno veramente, veramente interessante. Mesi scorsi è partito il progetto di Formula Woman e tu hai deciso di aderire. Volevo sentire dalla tua voce come sei venuta a conoscenza di questo progetto e poi i primi passi che stai facendo. Allora, praticamente mi ha scritto una ragazza con la sua pagina Formula Woman Italy su Instagram dicendomi che c'era questa cosa, cioè praticamente è una specie di concorso, diciamo tra virgolette, stanno cercando delle candidate donne dai 17 in su, dai 17 anni in su, con o senza esperienza nel Regno Unito. Per fare questo campionato di Formula Woman nel 2022, è un GT Cup praticamente, dove praticamente si guideranno due McLaren 570S nella GT4. E ma subito quando me l'ha detto, io l'ho preso un po' sotto gamba perché ho detto, ma chissà che cavolata è. E quindi non l'ho tanto considerata. Questo è successo a maggio-giugno. Onesto. Poi niente, ho guardato sul sito, mi sono un attimo informata e ho detto perché no, potrebbe essere una bella opportunità. Ho visto che comunque, ok, che io faccio campionati, però li faccio di drift ed è totalmente diverso dalla guida pulita. La Certo. È vero. lì, cioè, me ne sono resa conto perché io comunque ho avuto anche esperienza nel NASCAR, dove avevano chiesto di fare dei test con le NASCAR. Per partecipare poi al campionato europeo Euro NASCAR
E quindi mi sono resa conto che c'era la velocità, però sbagliavo tutte le linee. E poi, quando pian pianino ho imparato a fare le linee giuste, ho buttato giù anche un bel po' di tempo, il tempo, perché nella guida pulita si va a tempo, insomma, è quello che conta. La velocità e il tempo sul cronometro è la cosa più importante. Sì, tanto che oltretutto mi avevano anche scelto per partecipare come pilota nell'Elite 2 del team di Mauro Nocentini, al quale ho dovuto rinunciare perché per me era troppo costoso, anche se mi avevano praticamente sponsorizzato a metà del campionato, ma erano sempre troppi soldi per me. E quindi non sono riuscita a trovare uno sponsor in poco tempo e ho dovuto a malincuore rinunciare. E quindi adesso c'era questa opportunità che con poco sono riuscita comunque a iscrivermi, e proprio vi do questa notizia in diretta che non l'ho ancora detto a nessuno. Ieri mattina mi hanno mandato una mail e sono una candidata italiana per partecipare, cioè sono già diventata io una Formula Woman. Sì. Eh L'Italian Formula Woman. sì, eh sì, Ho assolutamente. già fatto due test online, uno per quanto riguarda le basi del motorsport, con tanto di esame finale passato pieni voti, e un altro per quanto riguarda proprio il fitness, la salute fisica, mentale, la preparazione atletica, diciamo. Quindi ho già passato questi due test e adesso dovrò andare a fare un terzo test il 7 di dicembre a Bedford, nel Regno Unito, dove mi faranno fare prove fisiche, atletiche, per vedere se il mio fisico è all'altezza, Sì, diciamo, idoneo. sì, psicologiche, di riflessi, Eh sì. su simulatore e poi anche su pista. E quindi ce l'ho saputo proprio ieri, sono all'ansia. Una notizia in anteprima e una bella Esatto. sfida per te, Nives. Sono contentissima perché comunque eravamo in tantissime ragazze e poche riescono ad andare a fare questa terza prova pratica. Ne hanno già fatte il 19-20 settembre a Angles Cay o qualcosa del genere, non so se l'ho Giusto, ad pronunciato Anglia sei bene. circuito, sì. Esatto. Poi adesso ne faranno altre tre, il 1° di novembre, il 15 e il 16 di novembre. E io sarò l'ultima giornata, che è il 7 di dicembre. Dopodiché chiudono tutto, ne sceglieranno 100. Queste 100 faranno dei test a marzo e aprile per poi arrivare ad andare a fare proprio il campionato a maggio, ma saranno penso solo due. Non ho capito bene se è una o due, perché le macchine sono due. Sono due, infatti anch'io Ecco, allora. mi sono incuriosita e mi sono informata, in effetti le McLaren messe a disposizione saranno proprio due. E quindi insomma sei già un'Italia, un Formula Woman e questo Esatto. vuol dire che sei la nostra portacolori e questa è la cosa Sì. più bella in assoluto e sono sicura che porterai veramente il tricolore in questa sfida, in questa Sì. avventura che... Diciamo, colgo proprio l'occasione per dire, noi vorremmo seguire con te, quindi Nives, poi ci farai un po' il diario di bordo di tutto Sì, ciò sì. che accade. Farò un po' di storie su Instagram, Facebook, così vi tengo al Assolutamente. corrente. Così siamo super informati su questo progetto che è un progetto oltretutto che era nato più di una decina di anni fa. Nel 2004. Assolutamente sì, e poi diciamo era stato un po' archiviato per determinate circostanze, adesso invece è tornato in auge e sicuramente riuscirà a portare grandi talenti nel campionato inglese. E questa è una cosa veramente ammirevole, diciamo che è molto 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 interessante. Esatto. Prima hai nominato il NASCAR. Volevo appunto che ci raccontavi un po' di più di questa esperienza mancata e nell'eventuale possibilità, chissà, di vedere Nives nell'Euro NASCAR, perché no? Sì, praticamente nel 2018 il preparatore Mauro Nocentini mi ha notato ad un evento a Carrara dove stavo facendo drift e ha chiesto all'organizzatore dell'evento
di fargli conoscere il pilota che girava sull'M3 rosso fluo, perché aveva una guida che poteva andare bene per le sue NASCAR. Quindi quando l'organizzatore gli ha detto, ma guardi che è una donna, e lui ha detto, meglio ancora, sono donna. E quindi niente, ci siamo conosciuti, mi ha raccontato un po', io cadevo dalle nuvole perché non sapevo cos'erano le NASCAR. Vabbè, ci sta, ci sta. E quando mi ha spiegato che erano quelle macchine americane che giravano nei circuiti ovali, mi sono un attimo impaurita, però poi mi ha spiegato che qui in Europa si gira sui No, circuiti, sui tracciati normali. normali, ce n'è solo uno ovale e quindi mi sono un po' più tranquillizzata. La paura è passata. Sì. Mi ha invitato a fare dei test a Franciacorta. Inizialmente l'ho fatto con una macchina proprio che è adibita a fare test. C'era anche Jacques Villeneuve. Me lo Sì, sono trovato lì, io ho girato con è Jacques vero, lui Villeneuve. ha partecipato, infatti ha fatto delle partecipazioni. Esatto, ho partecipato l'anno scorso all'intero campionato e Sì. quindi per me è un onore averlo conosciuto, averci parlato, averci girato insieme in pista. Un onore pazzesco. Esatto, e quindi niente, già lì hanno visto che comunque andavo, viaggiavo, però mi hanno detto, guarda che stai sbagliando tutte le traiettorie, io facevo le traiettorie del drift. Eh beh, certo, è vero. E quindi poi niente, ho fatto un secondo test con la macchina ufficiale proprio delle gare e lì sono riuscita ad abbassare di 8 secondi il tempo che avevo fatto al primo test. Poi ho conosciuto anche delle altre ragazze che erano praticamente cinque, quell'anno lì era il 2019, che partecipavano al campionato, tra cui la grande Ellen Lohr, la tedesca che ha vinto il DTM. Lei è un gran talento. Esatto. E niente, poi sono stata chiamata direttamente da Parigi all'Euro NASCAR, che praticamente mi avevano scelto per partecipare in Elite 2. E mi avevano detto anche che essendo donna mi avrebbero praticamente sponsorizzato il 50% dell'intero campionato. Però purtroppo per me costava davvero troppo. E avevo solo un mese e mezzo di tempo per decidere, non sono riuscita a trovare uno sponsor per tempo e ho dovuto rinunciare. Poi comunque già avevo appena preso la macchina grossa per andare a fare il campionato Certo. europeo drift, quindi avevo già speso dei soldi, non volevo mollare il drift, perché comunque il campionato NASCAR a volte si accavallava col campionato Sì. drift e insomma a malincuore ho dovuto rinunciare. Però non è detto che magari trovando uno sponsor futuro io riesco ad andarci. Questo in effetti, guarda, è un bellissimo campionato. Io ho seguito Arianna Casoli. Che Sì, lei appunto è, diciamo, un po' per l'italiana. ora l'unica nostra portacolori Sì. italiana donna, e non sarebbe male ovviamente se diciamo fosse accompagnata da un'altra italiana. Quindi perché no? Speriamo che insomma questa occasione si possa riproporre, perché veramente sarebbe veramente bello vederti in questa veste. Infatti c'è Stefano Massironi che dice: il talento che hai per driftare è raro e di certo non sarà da meno quello per la velocità. Ti aspettiamo su una McLaren con la bandierina italiana, quindi ormai Grazie. devi un po' essere la nostra portacolori in questi Sì. nuovi ambiti di Ives. Noi puntiamo su di te. Intanto arrivano anche ovviamente i grandi in bocca al lupo. Ivan Andreis ti fa gli in bocca al lupo per tutti i progetti e Spiga Alessandro, buonasera Nives, è una grande opportunità per te. E Alessia Visentin ti avvisa che la sua auto è quasi pronta. Sì, lei è un'altra ragazza delle Crazy Drift Girl, sta imparando e si è appena presa una macchina nuova e quindi, insomma, vediamo, la vedremo prossimamente con la nuova macchina. È quasi pronta, quindi ti avvisa di questo ritorno con Bene. la macchinina nuova. A proposito dell'essere donna, volevo farti una domanda, appunto, che noi di solito facciamo al salotto di Wheels & Ins. L'essere donna sicuramente è un aspetto che porta dei vantaggi, ma magari anche degli svantaggi. Tu hai trovato degli ostacoli, dei momenti in cui l'essere donna, insomma, ha fatto
strabuzzare gli occhi e dire oddio. Quello sempre, appena mi vedono, anche solo quando vado a iscrivermi agli eventi o alle gare, pensano sempre che io sia la passeggera o comunque magari l'accompagnatrice. Infatti mi dicono: ah, ma guidi tu? Sì, sono io la pilota. mi ricordo che anche la prima gara che ho fatto nel 2017, il campionato italiano ed europeo a Castelletto di Branduzzo, non conoscevo ancora bene tutti gli altri piloti, come adesso sono amica di tutti, però ecco, e mi guardavano malissimo, come per dire: ma cosa fa questa qui, questa bionda? Che oltretutto ero arrivata da sola, non avevo meccanici che mi aiutassero. Io andavo dentro in pista, giravo, uscivo, mi cambiavo le gomme, facevo tutto da sola. Devi Sono proprio non arrivata col mio, fare. sì, col mio furgone, ho scaricato, ho caricato la macchina, mi sono montata il gazebo, ho fatto tutto da sola. E quindi Bravissima. subito all'inizio ti guardano un po' come per dire, insomma, fa strano vedere magari una ragazza. E poi dopo a fine giornata vengono lì e magari ti fanno anche i complimenti perché non hai neanche girato male. Eh beh, direi che poi oltretutto, oltre che la bravura in macchina, veramente la passione che ti fa essere su tutti, diciamo, su tutti i vari momenti della giornata, dal montare il gazebo sotto cui mettere la macchina, al sistemartela, al metterti la tuta, e insomma, hai Sì. diverse anime nel corso dell'evento e questo rappresenta veramente la passione più pura che esista, mi vesto Sì, di infatti, guarda, bisogna avere solo della gran passione perché ci vuole anche della forza fisica a cambiarsi le gomme. Perché finché erano le 15, le 16 ci riuscivo bene, ma adesso monto le 18, semi slick e da sola. Faccio fatica, mi devo proprio far aiutare adesso con queste gomme qui. Poi ho anche delle limitazioni, per esempio lo smontagomme. Io lo smontagomme ancora da sola non riesco a usarlo perché comunque non ho, mi manca la forza fisica. Certo, Però pian pianino mi sono adeguata un po' a fare tutto, ma soprattutto da donna mi sto passando negli ultimi anni tutte le mie serate in officina, mani sporche, unghie sporche, non riesco, non mi metto più lo smalto, non mi trucco più. Quando esco il weekend non vado più a fare shopping con i tacchi e la minigonna, ma vado in pista tutta sporca e puzzolente di gomma, vestita da proprio. maschione. È stato proprio un cambiamento che però, diciamo, ha fatto uscire la natura che probabilmente avevi dentro di te e che hai dovuto, diciamo, accantonare. Ma infatti volevo chiederti, adesso la tua famiglia che ha visto questo avvicinamento e finalmente questa passione esplodere, cosa dice? Allora, mia madre non è mai venuta a vedermi perché è terrorizzata. Però, Ahia. dai, quando vede che arrivo a casa magari con una coppettina o magari le varie interviste, vari articoli sul giornale, è orgogliosa. Li condivide nelle sue storie. Mio Giusto. padre ha sempre avuto anche lui la passione, anche se non ha mai praticato, e quindi molto taciturno, però vedo che è sempre abbastanza contento. Mio fratello, anche lui che all'inizio mi dice: ma cosa vuoi andare a fare? Ma cosa vuoi? Cioè, parte sempre così, però poi alla fine, dai, dentro di lui è orgoglioso di avere una sorella pilota. Poi adesso gli Beh. sto procurando anche del gran lavoro perché mi deve sistemare tutti i motori che rompo. Quindi. Quindi dici, guarda, è molto molto contento. Mica tanto, eh. Perché vabbè, insomma, sai, preferirebbe, ma come preferisci anche tu avere meno problemi, giustamente, perché insomma, così almeno Sì. riesci a goderti di più e a raggiungere sempre più risultati. Ed è proprio per questo che ti voglio fare una domanda. Ma qual è la coppa e la vittoria, il podio che porti con te, cioè quello che ti porti nel cuore? Allora, quello che mi porta nel cuore è stato proprio il primo e anche forse il più importante, che forse lo vedete sopra la mia testa. Sì, Diciamo, Federal. è una di quelle due coppe uguali, una l'ho vinta nel 2017 e una nel 2018 e praticamente era una gara di campionato europeo,
la gara che si faceva in Italia dell'Equino Fiuro. È stata la mia prima gara in assoluto, giugno 2017. Guarda, mi sono lanciata, avevo appena preso la M3 da 3 mesi. Sì e no, sapevo gestirla quella macchina lì. Non ero mai andata in pista, sono andata la prima volta perché ho sempre fatto solo piazzalate. Sono andata la settimana prima a provarla, la pista, che ho detto vediamo se riesco almeno andare in pista, perché andare in pista è completamente diverso che driftare nei piazzali. E proprio mi sono lanciata. E quindi ho fatto il campionato Pro 2 con anche tutti i ragazzi e le ragazze eravamo comunque solo in tre, però sono arrivata seconda, mi sono sfidata con il mio idolo che è Carolina Pilarczyk e mi ha fatto tanto onore perché una delle due sfide, quando io ero davanti, abbiamo fatto pareggio, abbiamo fatto 5-5, perché io nonostante avessi molti cavalli in meno, lei aveva un'auto con sotto 800 cavalli, io ne avevo sì e no 300. Sono comunque riuscita a dare tutto il meglio che potevo e quindi i giudici hanno premiato tutto quello che potevo fare. Certo. E ho fatto un pari merito, la mia prima gara con la campionessa in carica, prima Fantastico. volta in pista, prima esperienza e primo podio. È stato bellissimo, me lo ricordo ancora, mi viene la pelle d'oca. Poi ho fatto Un'emozione altri podi, grandissima. ma non sono mai state come il primo. Eh sì, è vero. Guarda, questa ci ha fatto emozionare anche noi che nel mentre lo raccontavi, perché sono veramente emozioni E poi fortissime. soprattutto anche con i ragazzi, eravamo in 20, 22, 23, sono arrivata nei top 16, non sono neanche arrivata ultima. Eh Cioè, ho beh, era una prima sorpassato qualche esperienza. uomo. E quindi ho fatto anche poi la gara, mi sono sfidata con il primo in carica, naturalmente ho perso subito, però cioè, mi sono proprio stupita. E mi ha dato tanta forza per andare avanti e farne delle altre. Io comunque poi ho proseguito a fare le gare, ma non tanto per andare a vincere, andare a fare dei podi, quanto per fare esperienza, perché io non avendo Corsi. mai fatto corsi, cioè io facevo le gare perché sfidandomi con piloti molto bravi, molto capaci, ero più incentivata e imparavo. Io ogni gara che facevo tornavo a casa con un malloppo di esperienze in più e quindi sono diventata quella che sono adesso. Ho fatto un sacco di esperienze. Questo è un modo molto molto interessante ed è il modo migliore per imparare. Quindi, quando non si hanno le possibilità di poter provare, testare tutto, sicuramente mettersi alla prova ci vuole tanto coraggio e tu sei stata e sei estremamente coraggiosa, quindi complimenti tantissimo. E questo ti ha portato poi a raggiungere dei grandissimi risultati. Nel frattempo, leggo di fianco Pietro Feriozzi, ti auguro di realizzare tutti i tuoi progetti, però non abbandonare la Rosina. No, la Rosina, io le compro le macchine, ma non riesco a venderle. Infatti, ne ho tre e saranno sempre nel mio garage, non si sposteranno più da lì. Giusto, giusto. No, ma hai ragione. Sono comunque il tuo passato, il tuo presente, bisogna sempre averli vicino. E poi, secondo me, ci ha mandato una bella faccina che ride tuo fratello, Daniele. Quindi l'abbiamo identificato subito. Probabilmente quando ha sentito che parlavamo dei motori, ha subito addrizzato le orecchie. Esatto, A lui è un proposito. bravissimo restauratore di auto americane, super preciso, super meticoloso e adesso ha il difficile compito di rifarmi il motore della mia nuova macchina, l'LS3 Corvette. Daniele, siamo nelle tue mani perché noi sosteniamo Nives e quindi Ecco, mi bisogna dirgli di raccomando. spicciarsi che io nel 2022 devo fare il campionato europeo. Giusto, giusto. A proposito del fatto che prima dicevi faccio tutto da sola, io volevo chiederti come ti prepari anche fisicamente per arrivare diciamo, alle manifestazioni, alle gare, tutto. C'è qualcosa che nel corso del tempo hai iniziato a dire magari mi alleno, mi preparo? Allora, io purtroppo faccio un lavoro sedentario perché sono commercialista e sto seduta 10 ore al giorno. E
Però sono comunque 20 anni che io vado in piscina a nuotare, faccio acquagym, idrobike 2 volte a settimana e poi quando c'è la bella stagione cerco anche di andare a correre mezz'oretta al giorno, cammino tantissimo, se non riesco a camminare in pausa pranzo, cammino la sera, la notte, anche a mezzanotte, vengo a casa, mangio, poi esco a camminare. Sei Cerco sempre molto comunque. sportiva. Sì, di tenermi un po' anche perché l'età avanza e si sente, quindi mi devo comunque mantenere un po'. Anche perché quando vado a fare tipo questo weekend sono andata a Montichiari, ho girato un sacco a fare questo evento, sia sabato che domenica, e sento comunque i muscoli dei glutei, del braccio tirare la leva, un po' indolenziti, quindi vuol dire che mi devo allenare un po' di più. Eh sì, anche in vista di Formula Woman hai ancora qualche mesettino che Esatto, ti infatti ho proprio permette. un programma da seguire per poi andare a fare il test il 7 di dicembre. Farò anche un test proprio di fisico in Sì. palestra, sì. E quindi. Insomma, Nives, sei veramente piena di progetti e piena di passione che è contagiosa e questa è la cosa più bella che possiamo trasmettere in questa serata. Io infatti quando ci siamo sentite ho sentito proprio la tua passione, già ti seguivo da un po' e vedevo tutto quello che era la tua passione veramente messa nel mondo dei motori e quindi mi ha fatto enormemente piacere. Darti spazio e capire un po' di più di tutta la tua storia e di tutto quello che ti aspetta, perché insomma sarà un fine 2021 e un 2022 veramente ricco di tantissime cose. Sì, speriamo, dai. Ho in progetto un sacco di cose per il 2022. Penso sempre un sacco di cose, poi spero di riuscire a realizzarle tutte. Ma Voglio fare assolutamente. sia tutti e due i campionati italiani, se ci riesco, sia ACI che AXI. ACI con ACI, con la macchina quella più grossa. Con l'AXI posso andare anche con la Rosina, che tanto adesso ho visto che mi ha dato un sacco di soddisfazioni. Ce la fa Rosina, assolutamente. Esatto. Poi adesso ho questa bella esperienza da fare nel Regno Unito. Probabilmente non arriverò fino a, cioè non sarò quella che vincerà, però Magari. intanto già solo andare a fare esperienza, imparare, insomma, mi arricchisco il mio bagaglio e mi diverto anche, perché io da piccola. È sempre stato il mio sogno. Quando tu da piccola mi chiedevi cosa vuoi fare da grande, io dicevo la pilota di Formula 1. Quindi adesso Direi mi ci sto avvicinando pian pianino. di sì, direi proprio di sì. Un Ecco. passetto alla volta, vedi, non bisogna mai precludersi niente perché le possibilità e le opportunità vengono e il talento ce l'hai e ne hai proprio da vendere. Quindi Sì. hai modo di farlo vedere in diversi settori. Infatti, volevo proprio chiederti un consiglio, dato che appunto riesci anche a trasmettere quelle che sono le nozioni di drifting e tutto quello che è un po' inerente. Che consigli dai a chi, anche magari un po' più giovane, un po' più piccola, vuole avvicinarsi al mondo del drifting? Allora, io dico sempre di non mollare mai, anche quando ci saranno quei giorni che magari sono un po' più scoraggiate, perché magari o fanno fatica a partire perché non hanno la disponibilità economica, ma io dico si può partire anche con un'auto stradale presa da un rottamaio per pochi soldi come ho fatto io all'inizio e cominciare a fare i piazzali, poi pian pianino magari. Si riesce ad andare anche un po' più avanti e mai scoraggiarsi, neanche se magari c'è una rottura o un evento non va bene, una gara va male. Io sono sempre positiva, guardo sempre il lato positivo, sono super ambiziosa, sono un'ariete proprio. Sei energica veramente, Sì. diciamo che l'essere ariete è perfetto, proprio l'elemento trainante di tutto, direi Sì. Nives. E quindi se vi scoraggiate, chiamatemi che poi ci Giusto. penso io a farvi tornare la voglia. Brava, bravissima Nives, hai più che ragione. Sì, e infatti ho messo su anche questo gruppettino di Crazy Drift Girl, per insomma anche aiutarle. Ci sono ragazze che anche
Tipo la Francesca Federici, lei dice sempre: o io non riesco, o io non sono bravo, o io qui o io là. E invece non è vero, è bravissima, si è presa una E30 con vuoto e è venuta a casa mia a provare con la Rosina ed è andata benissimo. Viene agli eventi e sembra che giri come una che gira da un sacco di anni. Però sono magari negative. Eh sì, no, bisogna farsi forza e creare gruppo è veramente importante per sostenersi, per spronarsi, perché così vedi la tua positività contagiosa lo è anche nei confronti di chi magari si sottovaluta un po'. E invece le donne non devono mai sottovalutarsi, anzi hanno un sacco di potenziale che può essere fatto vedere e può veramente portare dei grandissimi risultati. C'è qui Esatto. Giuseppe Faillaci che dice: Nives, sono sicuro che ce la fai nel Regno Unito, ne sono certo. Nives, devi Grazie. essere assolutamente, assolutamente positiva anche nei confronti di questo nuovo progetto. Francesca Federici, sono Eccola. Ecco. brava a prendere i birilli. Francesca! Lei guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, però non pensa che è anche molto brava a girare e non sembra una principiante. I birilli anch'io li prendo, anch'io domenica ho preso qualche birillo, però non vuol dire che non sei all'altezza o non sei brava quanto gli altri piloti, anzi, forse eri anche più brava degli altri piloti di domenica. Eh sì, è vero, è vero. Alessia Visentin dice: sì, grande Nives, i tuoi consigli hanno aiutato anche me, quindi E infatti lei era una questa ragazza che casa. veniva sempre a vedermi quando andavo ad allenarmi e poi alla fine ha preso coraggio e ha cominciato anche lei a dritare. Nives, continua veramente a essere positiva in primis. Che questo ti permetterà di raggiungere un sacco di risultati e a essere così tanto di aiuto, perché mi fa veramente tanto piacere aver letto un sacco di commenti di donne che stanno facendo gruppo e stanno creando veramente un bacino bello importante per il drifting italiano, che appunto, come ti dicevo, secondo me purtroppo non è valutato come meriterebbe, invece voi ce la state facendo a farcelo conoscere e a farcelo amare. Quindi continuate così. Io ti Grazie. faccio un grandissimo in bocca al lupo, Nives, perché ovviamente noi ci sentiamo, non ci perdiamo di vista e vogliamo sapere da te tutti gli aggiornamenti da Formula Woman anche al vostro gruppo che, diciamo, preannuncio, probabilmente potrebbe avere qualche altra partecipante del gruppo con noi al salotto di Wins & Ins. Vi dico solo questo. Esatto. Quindi vi Sì. preannunciamo solo questo. Nel frattempo Alessia ci ha scritto ancora, leggiamo proprio l'ultimissimo commento. Esatto, ho visto girare Nives e poi ho convinto il marito a prendermi l'auto. Vedi, Nives, grandissima, grandissima sponsorizzatrice del drifting. Niente, Esatto, ci sarà. vediamo e speriamo che arrivi anche qualche altro sponsor un po' più Giusto, reale giusto. che magari ci possa aiutare ad andare avanti con la nostra passione. Anche Giustissimo, hai perché fatto noi bene. ragazze, a differenza dei ragazzi, non avremo forza fisica per cambiarci le gomme e tutto il resto, però abbiamo un po' più di visibilità, siamo un po' più fortunate perché vedere una ragazza pilota è un po' più difficile. È vero, questa infatti è una cosa proprio che hai fatto benissimo a toccare perché la presenza di sponsor purtroppo, e purtroppo anche in questo ultimo periodo, perché diciamo, stiamo passando una piccola crisi dovuta anche alla questione dell'essere stati fermi per il Covid e tutto, però c'è necessità di sostenere lo sport e di sostenere sport come il drifting, per avvicinare sempre di più anche le giovani generazioni a quello che è uno sport divertente, spettacolare. Veramente non ci sono controindicazioni. Quindi Esatto. sia per gli appassionati, per i non appassionati e per gli sponsor, direi che questo è il mondo da esplorare completamente. Quindi speriamo, Esatto. speriamo che, diciamo, aiuti e sponsor possano arrivare presto. Per far sì che i progetti grandissimi di cui abbiamo parlato possano prendere sempre più forma, Nives. Speriamo, dai, perché Io io fino adesso mi sono autofinanziata in tutto, ma qui
comincio, cioè, mi tocca limitarmi in certe cose perché i soldi scarseggiano. Poi più vai su di livello e più costa. Ecco. È necessario, è vero, è vero. È Quindi, uno sport tanto bello quanto costoso. esatto, io adesso sono super ottimista a dirti che l'anno prossimo vorrò fare tutto il campionato europeo, ma bisogna vedere se ci riesco. Certo, Lo dico con la certo. testa, ma dopo devo fare anche un po' di conti. Eh sì, è vero, è vero. A parte che diciamo che coi numeri hai sempre a che vedere, quindi è una cosa che comunque ti porti giornalmente. Ma noi speriamo e incrociamo le dita, vogliamo vederti in tutti i campionati di cui abbiamo parlato e insomma noi Nives ovviamente ti seguiamo, aspettiamo tue notizie, tue news e ovviamente tifiamo per Ok, grazie mille. te. Un salutone a tutti, salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno commentato, grazie per essere stati con noi, con me e con Nives per questa puntata del Salotto di Wilson Hills. Vi ricordo che ci siamo tutti i martedì, da questo martedì alle ore 21. E vi ricordo anche che, insomma, come dicevo prima, probabilmente avremo con noi un'altra del gruppo appunto delle Crazy Drift Girl. Quindi seguiteci, mi raccomando. In bocca al lupo, Nives. Noi ci vediamo Happy loop. prestissimo. E noi siamo sempre con te. Ok. Forza! Buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi. Ciao.